Queste sono cose che io ho verificato con indagini, con certa metodologia. La carne è diventata carne di maiale perché costa poco e si mangia carne di maiale. Sapete quanto paga il macellaio oggi un maiale pulito, pulito, pulito? 1,50 euro al chilo. Un euro e mezzo al chilo, questi maiali che non si sa da che cosa hanno mangiato, non si sa la sofferenza che hanno subito, cioè è veramente una cosa. E dico, però sempre avendo nel cuore la nostra e tradizione, la carne di maiale si mangiava in inverno, la stagionalità della carne di maiale è una stagionalità invernale e si faceva poi il salame e il prosciutto. Chi di voi si ricorda quanto salame e quanto prosciutto si mangiava? Dillo. Nell'epoca in cui... Non in estate. Ecco, bravo, innanzitutto non in estate. In estate se era proprio un lusso all'arista sott'olio, qualche fettina. Altrimenti il maiale, quando arrivava al caldo un po', se ne riparlava a novembre. Ricordiamoci che non è un caso solo religioso che la carne di maiale non si consumi nella tradizione ebraica, nella tradizione musulmana. Non è un caso. Allora noi invece che cosa abbiamo fatto? Noi mangiamo la carne di maiale con le barbecue in vacanza, con questa carne di maiale, salsicce, la carne di maiale è una carne estremamente calorica e durante l'estate, d'inverno ti aiuta, e io so che cosa sta pensando il mio caro amico Roberto, è una carne invernale, come l'oro intuitivamente, o la miseria, un po' il buon senso e l'intuizione, loro erano arrivati a questo, poi la fettina era sottile, sottile. Ora costa 5 euro al chilo, la carne di maiale è diventata la carne dei poveri, di tutti i giorni, anche il Ferragosto. E insaccati, vabbè, te lo devo dire, ma ormai qui gli insaccati sono una delle cause di alcune forme tumorali, anche se a tua consolazione devo dire che anche lì non ti dicono mai quale tipo di salata, di insaccato si usa, perché l'insaccato lo puoi fare con carne, sale, pepe, oppure lo puoi fare che non c'è la carne, la vedi e non la vedi. Però loro mettono in riferimento, e qui ci sono alcuni studi che pensano che sia una questione di additivi, di conservanti che mettono, anche se le carne conservate, la carne in putrefazione non è, come dire, non è mai un alimento, anche perché con le amine che ci sono c'è un disturbo, la cosiddetta pseudoallergia da tiramina o da istamina che è legata alle carni che sono troppo conservate, compreso il pesce avariato. E poi qui voglio spendere una parola, voi non so se conoscete la rubiola del signor Sime, ecco, dico la rubiola per dire, ma non si può pensare di mangiare il Philadelphia pensando anche di risparmiare, perché il Philadelphia costa 14 euro al chilo e la non si discute, però io devo dirti che hai un gusto per quanto riguarda questo un po' discutibile. Scusa, ma questo lo mangi una rubiola delle cascine orsine? Cosa c'è dentro? O una mozzarella d'otto? Come? Se si legge dentro, cosa c'è dentro? Forse uscirà prima o poi. Poi leggi quello che c'è dentro. Quello è un formaggio, io l'ho studiato dal punto di vista merceologico, è un formaggio al limite di legge. Sapete che vuol dire? Che le leggi si fanno sempre per dare una tolleranza perché le industrie premono. E loro stanno lì e si capisce anche dalla lettura delle etichette. Quando ci arriviamo io te lo commento. Io lo noto oggi, poi ogni volta che mi chiamerà la Kitty io non è di questo, pure a te ti piace. No, non è di tanto. A parte che sono dei formaggi. No, dei principi.
cibi vanno fatti salvi, quello non è un formaggio, lo dico, perché tu non avrai mai letto l'etichetta, ti si accontenti della pubblicità televisiva, lo guardi la televisione, allora non guardi neanche l'etichetta però, che c'è scritto. No, ora la legge dice che ora a dicembre uscirà l'etichetta, ma che poi ci sono le vere, eccetera. Una domanda, sì. Si parlava del quantitativo di latte durante la giornata. Io ho due ragazzi che adorano lo yogurt, però meglio lo yogurt, infatti anche la pediatra mi ha detto di eliminare pian piano il latte la mattina e piuttosto prediligere lo yogurt. Lo yogurt al giorno loro ne mangerebbero sempre, no, una razione. Lo yogurt, poi, lo yogurt è un po' come il pane a pasta madre di quell'ambito lì, perché anche lì si sviluppa una microflora lattica di cui sicuramente Nicola ha parlato molto, sì. E poi in più è una cosa strana che la tolleranza al lattosio dello yogurt, anche se lo zucchero, il lattosio rimane scende dal 4, scende al 3, ma anche all'1% può scendere, dipende da come è stato fermentato, però non è tanto il lattosio che scende quanto il fatto che è yogurt, la tolleranza aumenta. La tolleranza al lattosio aumenta anche se uno prende lo yogurt o il latte e lo abbina ad altre cose, perché rallenta il transito intestinale, quindi quella lattasi che c'è, dice, vedete quante cose, invece noi subito no. Matteo, ti sei dimenticato la punta della piramide, cioè c'era i pesci, no? Cioè mancano i pesci, so, no, ci sono, sono gli alici. Sono piccoli, non si vede. Ghiacciolo. No, 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 lui dice non hai messo il pesce, no, c'era. No, sì, in quella sbagliata industriale c'era qualcosa sopra il Filadelfia che non ho sopra il Filadelfia, cosa che non va bene, ecco quello no, che no, 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 ho capito, capito, no, ora, sì, chiaro, ora lo spiego. Ho portato giù gli alimenti di maggiore consumo e ho portato su gli alimenti, per esempio il pesce se ne mangia poco ora, perché costa. Allora è sbagliato il Filadelfia. No, a me Filadelfia non sapevo dove metterlo. E se non ci stai dicendo di mangiare più Filadelfia, no, 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 corretto, va bene, no, 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 va bene, dai, andate a piscina, ero malato, chiaro, va bene, perfetto, l'ho messo su perché se ne sta mangiando di meno, e ho sceso giù la, cioè, ho messo la mortadella in basso, ho messo anche i piatti preparati, ora vi dirò un qualcuno di questi piatti che secondo me non io penso alla povera gente che fa questa spesa pensando di risparmiare e invece non si nutre e più paga di più di quanto dovrebbe spendere. Va bene, giusto per dirvi, quelle bevande di cui parlavamo, il male che hanno, che non sono succhi di frutta perché la legge permette solo un 12%, il resto è acqua e zucchero. Un bambino che beve un bicchiere di queste cose butta dentro quasi un cucchiaio e mezzo di zucchero. Voi da lì sta un bambino un cucchiaio e mezzo di zucchero, così dice, dai, vedete o no? Però quando gli date un'aranciata così, io viaggio spesso e grazie a chi mi invita in prima classe, perché la condizione è di in prima classe io non vengo, perché c'è un problema di ginocchio, solo per questo, e vedo quando passa il carrello che offre, tutti prendono l'aranciata rossa, sì. E lo dicono con un fare proprio come dire, guarda l'aranciata rossa, quella è, quella è un'acqua colorata, invece scusate, tra poco vi dirò, grazie alla Sara, che forse l'Italo ha fatto una scelta di qualità per quello che offre. Ora ieri mi sono studiato i biscottini, ottimi per gli ingredienti, non sono bio, però zucchero, latte, cioè farina, latte, farina, burro e zucchero. Invece se andate su una cosa dell'altro lato è terribile. Poi volevo chiedere anche un altro tipo, però devo avere questi di altro molto difficile.
fare. Anche perché Sara mi ha fatto la prima classe, eccetera, ma era uno sconto a 30, 40 euro, ha fatto il biglietto. Vorrei spendere una parola sulla insalata. Per difenderla. Eh? Eh? Per difenderla. No. Avete notato una cosa? Cosa avete notato quando aprite la busta? La puzza. Prima la puzza, brava. Che è di muffa. È di muffa. E poi che altro? Altra cosa? Gommosità. È gommosa quasi. Sì, è giusto quello che dici. Io guardo sempre il taglio dell'insalata, che l'ossidazione nel taglio è ormai. Ma quello che dici è giusto. E quanti giorni si conserva quell'insalata? Una settimana. Subito va via. No, mezz'ora di insalata. 4 giorni ti dà. No, non arriva a dire. No, no, subito. Sì, no, no, la scadenza è 3 giorni. Ma un'insalata, che è una buona insalata da orto bio biodinamico, io se mi dicessi l'esperienza personale, ma preferisco non farlo, può durare anche una settimana, come un latte di alta vitalità, quello c'è la scadenza a 5 giorni, ma quello dopo 10 giorni è ancora, anzi, come il pane a lievitazione naturale, è ancora più saporito. Allora, guardate, qui c'è un artefatto che presuppone una conoscenza, che l'aria che metto, il gas che mettono dentro ha un'alterazione del rapporto tra il gas, per cui qui c'è poco ossigeno e tanta anidride carbonica, per esempio. Quando noi comunque leviamo l'ossigeno, non facciamo respirare. Quando noi mangiamo un'insalata, mangiamo cellule vive, tessuti vivi che respirano. Io per anni vi ho fatto dire ai miei studenti le ciclosi di citoplasma, cioè sono delle cose meravigliose, perché la vita si presenta in una maniera meravigliosa. Qui invece, senza l'ossigeno, queste sono mangiabili, ma hanno perso quello che potremmo definire la vitalità. Vitalità per me è la capacità di un tessuto, di una o di un organismo, di mantenere integre le sue strutture. Qui già non sono integre le strutture. Ricordate, mi permetto di darvi, scrivetevi questa definizione, perché sentirete nella vostra vita tante, parlare di vitalità, vitalità, e ognuno dà una definizione. Io cercai di dare una definizione scientifica. Vitalità è la capacità di una struttura o di un tessuto, di un organismo, di mantenere integre le sue strutture. Questo vuol dire che se sono integre le sue strutture, è integra anche la sua composizione in nutrienti, in sostanze salutari. E vabbè, questo ne abbiamo parlato l'altro ieri. Il pane ormai già va bene se una rosetta con quella mannitova di cui parlava Stefano. Sapete, Stefano, tu lo sai questa cosa, che le farine di bassa forza quasi non ci sono più, devono trattare per quel lavoro folle che hanno fatto, ormai è tutto forza eccetera, per cui devono idrolizzare le farine di alta forza per poter fare ora, sapete, a questo si è arrivato, cioè le farine di bassa forza, quindi grani da cui ricavare una farina di bassa forza, non si, per la selezione che è stata fatta, che ormai sono pochissime le varietà che si coltivano selezionate con questo criterio dell'alta forza, ma devono prendere le farine di alta forza e devono fare in modo, con opportuni metodi chimici, che diventano di bassa forza, chiaramente rompendo i legami delle proteine della creatina. Non mi soffermo su queste cose, perché vi dico solo che c'è di zucchero, sta al secondo posto, un bambino che mangia una cosa del genere mette un altro cucchiaio di zucchero, e sono già 2, i cornetti non ve lo dico, queste sono alcune margarine, non ve le dico, l'olio di semi e la margarina hanno questo, che poi è stato reclamizzato da noi, è stato reclamizzato presso di noi medici. C'è stato per decenni il mito dell'omega 6. Allora, l'omega 6 doveva risolvere tutti i problemi, il cancro, le malattie cardiache, eccetera.
perché non si conosceva ancora l'omega 3. Perciò io dico, quando arrivano le scoperte, stiamo sempre attenti, aspettiamo un po', non ci buttiamo a pesce sulle novità. Secondo me è meglio avere, come dire, spalle coperte dalla tradizione e poi fare dei piccoli passi se, quando proprio è chiara la cosa. Per cui però, che cosa è venuto fuori?